Oggi vi racconto la storia di una commedia latina che sveste la toga per indossare abiti romagnoli. È la storia che viene raccontata da Alfredo Panzini all'interno di Il padrone sono me, uno dei suoi romanzi più letti nel corso del Novecento, del primo Novecento. È una storia in cui si intrecciano le vicende di due famiglie profondamente diverse. La famiglia del padrone di una tenuta, composta da lui, la moglie e il figlio Robertino, e la famiglia di Mingon, il fattore, appunto, della tenuta, composta da lui, la moglie e da il narratore di questo romanzo, ossia il figlio Svanì. Il rapporto che si crea tra queste due famiglie è un rapporto anche di complicità per certi aspetti. Il padrone è una persona che adora, a cui piace profondamente chiacchierare anche con Mingon. E c'è un passaggio del libro particolarmente piacevole in cui si vedono proprio le differenze di vedute tra i due. C'è da un lato un pragmatismo profondo di Mingon, e invece diciamo così un pensare, un favoleggiare da parte del padrone. È un dialogo che c'è nel capitolo 7 e tutto parte da una domanda del padrone che chiede a Mingon: che cosa ne pensi tu delle stelle? Io dico che fanno una bella veduta, gli risponde Mingon. E se non ci fossero? Beh, per il genere del suo lavoro sarebbe un bel danno. Ma per il mio, quando ci fosse la stella dell'alba, il carro, la chioccia con i pulcini che segnano le ore e poi la luna, ne avrei d'avanzo. E perché la luna? Per sapere quando si devono fare le faccende. Che cosa vuoi dire, Mingon? Voglio dire che le faccende, come mietere, potare le viti, dare il letame, si fanno a luna buona. Qui c'è tutta la saggezza popolare del personaggio di Mingon e questa complicità tra servo e padrone ricorda da vicino quella che viene raccontata da Machiavelli all'interno della Mandragora, nel legame tra Ligurio e Callimaco. Ma oltre a questo, la figura di Mingon diventa anche la figura del contadino astuto, poiché alla morte del padrone è passata la guerra e Mingon, sapendo che la padrona teme i socialisti, fa credere a lei proprio di essere minacciata da questi, di modo che gli sia ceduta direttamente a lui la proprietà della tenuta. Avviene tutto questo e ad ereditare nella conclusione del romanzo la tenuta è proprio Svanì, il figlio di Mingon. E nella chiusura del romanzo abbiamo un momento interessantissimo per la letteratura del Novecento, perché laddove il Novecento è un secolo segnato da una profonda incertezza riguardo l'io, incertezza che troviamo per esempio in un romanzo che apre il secolo, nel Fu Mattia Pascal, dove Pirandello fa confessare al suo protagonista nel finale che lui l'unica cosa che potrà fare sarà dire che fu Mattia Pascal, eseguendo quello che oggi chiameremo un title drop. Ebbene, questo stesso secolo si conclude con uno dei suoi maggiori poeti, Eugenio Montale, che nella sua prima raccolta poetica afferma di non poter scrivere chi è, ma solo chi non è, come se dovesse parlare del negativo di una fotografia. Panzini, invece, diametralmente opposto rispetto a questi due grandi autori, nella conclusione del padrone sono me, anche lui esegue un title drop, ma con un senso profondamente diverso. Svanì si trova a parlare con un conoscente. Svanì domanda a lui: se vuole vedere la casa, dico io. No, no, fa lui, e la guarda da lontano. Dico io: sono morti tutti in quella casa, lo sa, signor ingegnere? Lui, il professore, lo so, e anche quel povero ragazzo di Robertino. Ci sarà la signora? No, dico io, perché adesso il padrone sono me. È questa la cosa profondamente illuminante di Panzini, il fatto che nel finale, dopo la Prima Guerra Mondiale, lui riesca ancora a dare al suo protagonista la certezza di sapere chi è. È una grandissima affermazione di se stesso, questa che chiude il romanzo.
ed è un'affermazione che raramente possiamo ritrovare nei romanzi del Novecento, dove a prevalere è sempre il senso di incertezza e precarietà. Panzini invece questo senso lo sorpassa. Svanì diventa un'insegna di una delle poche certezze che questo secolo ha da offrire.